Bentornati nella sala giochi di 80 Voglia di Arcade, Ace al microfono anche oggi. Faremo un giretto nel 1985, un bel po' indietro nel tempo, tanto vedete già sullo sfondo di che cosa parleremo. Prima vi ricordo sempre una cosa, iscrivetevi al nostro canale se non l'avete già fatto qui su YouTube, dopodiché mettete un mi piace, mandate il video ai vostri amici, commentatelo e cliccate sulla campanella così sarete avvisati delle nuove pubblicazioni direttamente da YouTube, vi avvisa, vi arriva un ting, ting, scusate ma c'ho ancora poca voce. Dopodiché se volete passate a trovarci anche sui nostri social che sono Instagram, Twitter e TikTok dove ci trovate sempre come 80 Voglia di Arcade e dove trovate una nuova rubrichetta che si chiama Un gioco in 45 secondi che è diversa dalla recensione lunga che facciamo qui su YouTube. C'è anche il nostro sito internet www.strananet.it dove oltre a leggere e a vedere la recensione potete anche giocare online quasi a tutti i giochi che recensiamo, quindi se non vi volete installare niente, se non sapete come fare, www.strananet.it arrivate e giocate direttamente al gioco che vi piace. Siete pronti? Io ho tenuto il posto, avete portato le 200 lire? Perché oggi andiamo a giocare a Green Beret. Guardalo qua, che bello, mamma mia, in sala giochi l'ho crepato questo gioco, veramente. Vediamo se mi ricordo come si gioca. Allora, cabinato che aveva due levette, ma si poteva giocare solo uno alla volta. E il gioco è questo qua. Voi siete un berretto verde che deve andare a liberare gli ostaggi. Strano, hanno rapito qualcuno anche qui, incredibile, e noi lo dobbiamo andare a liberare. Salto con la levetta verso l'alto. Eccolo qua. Vabbè, qui c'erano le scale. Ecco il salto. C'era a ogni livello questo, cioè il lanciafiamme, ragazzi, che spettacolo. C'era un'arma diversa, il lanciafiamme a questo livello. Poi vabbè, li vediamo man mano che andiamo. Intanto li incendio tutti, tanto tra un po' ce n'è un altro blu. Questi qui diversi sparavano col fucile, ma voi vi potevate abbassare e eliminavate il colpo. Lo evitavate. Questi facciamoli saltare. Che altro posso raccontarvi? Sì, si chiama Green Beret solo in Europa e non mi ricordo dove altro. Perché in America e nel resto del mondo si chiamava Rush and Attack, che però se lo dite in inglese veloce si dice Russian Attack, Russian Attack. Sì, questo era il gioco di parole per fare un videogioco che fosse America contro Russia, perché l'America, come al solito, era in piena guerra fredda, era l'85, quindi proprio guerra fredda al 100%. Ci fu un seguito che si chiama Missing in Action, però uscì nell'89. Era simile, sì, no, io non me lo ricordo, sapete? Cioè, probabilmente l'ho anche giocato, ma non faccio fatica a ricordarmelo adesso. E qui il primo livello, ce lo siamo, bello è passato. Questo era il gioco, dovevate passare tre livelli che erano sempre gli stessi e liberare ogni volta un ostaggio diverso. Se rimanevate troppo tempo fermi in un punto, arrivava un bombardiere, un Su-18 se non sbaglio, che vi cercava di uccidervi, insomma, cercava di bombardarvi e se neanche dopo il bombardiere eravate morti e perdevate ancora altro tempo, vi diceva hurry up, un minuto e basta, finito. Porca miseria, mi si è incastrato, non scendeva giù. Non scendeva giù. Questo spara il suo bazooka. Noi andiamo sopra. Ci prendiamo il bazooka anche noi. Quello dietro mi stava sparando. Il gioco era un po' ripetitivo, però d'altronde nell'85 questo c'era. Poi facevano tutti la stessa cosa, quelli marroni vi venivano solo incontro, quelli arancioni vi sparavano ogni tanto, perché alcune volte vedete c'hanno il fucile ma non sparano. E invece quelli che adesso vedrete con l'impermeabile, diciamo sul verdino, bianco e verde, saltavano e vi davano il calcio volante che io tutte le volte da ragazzino non riuscivo a evitare. Sai che io non ho mai capito come si faceva, forse adesso quando mi capiterà sicuramente perderò la vita per evitarlo. Ecco, vedi, adesso questo spara, però no, tu ti abbassi e lui non ti piglia. Qui c'era il paracadutista, me lo ricordo. Eccolo, questo è quello che salta e vi fa il calcio volante, vedete? L'impermeabilino bianco e verde. Ho rischiato saltando di cadere in testa uno.
qui c'erano le mine e le ho fatte saltare alla grande. Questo spara e non mi piace. Sì, non è che fosse tutta sta difficoltà sto gioco, eh. Certo, poi andando avanti con i livelli la difficoltà ovviamente cresceva. Questo fammelo ammazza subito, se no mi ammazza. Io come al solito salgo sempre sopra con l'illusione che fosse più facile. E quanta gente c'è qua? No, è vero, è vero. È vero. Stavo guardando chi arrivava e non ho visto la mina. Non ho visto la mina. Dovremmo quasi essere al sottomarino, perché l'altro boss era il secondo boss era il sottomarino e vi lanciavano contro i cani, me lo ricordo ancora. Mamma mia, quanto tempo è passato. Ecco il sottomarino, vedi? Allora, i cani erano di due tipi. Questi saltavano, perfetto. Vedi, mi ricordavo che erano di due tipi, ma non mi ricordavo come uscivano fuori. Allora, i primi saltano e i secondi non saltano. Benissimo, tutto chiaro. Adesso lo facciamo, dai, dai. Allora, i primi saltano. I secondi non saltano. Questi bianchi saltano e quelli marroni non saltano. Ho rischiato saltando, eh. Questa dovrebbe essere l'ultima ondata da una parte e dall'altra. Perfetto, abbiamo fatto anche il secondo livello. Scavalchiamo e via sul ponte, bridge. Mi pare a 70.000 si vincesse la vita, mi pare, eh. No, non vorrei essere troppo sicuro e poi ci rimango male. La cosa brutta di questo gioco è che ovviamente essendo l'85 non c'era il continuo, non si poteva continuare. Così era e così si rimaneva, ragazzi. Dove arrivavi, arrivavi. Fammi scendere di corsa. Oh, abbiamo ucciso tutti, dai. Questo era particolarmente tosto, eh. Ecco, appunto. Appunto. Ho perso. Ho perso brutto anche, ragazzi. Vabbè, dai, terzo livello. Niente male, niente male. E voi ci giocavate con questo gioco? Costava, me lo ricordo, 100 lire a partita. Neanche 200. 100 lire a partita. Quindi proprio preistoria, eh. Preistoria vera. Io ce l'avevo in sala giochi al bar ce l'avevo, sotto casa. Raccontateci la vostra esperienza con Green Beret, diteci se l'avete finito, se avete liberato qualche volta qualche prigioniero, perché tanto era sempre ciclico, man mano che liberavate un prigioniero ricominciavate dallo stage 1, sempre con più gente, finché non morivate, perché poi alla fine vi faceva morire. Raccontatecelo, che ci fa piacere, dai. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, che è sempre questo, Tanta Voglia di Arcade. Commentate se vi piace il video, mandatelo ai vostri amici, condividetelo e cliccate anche la campanella, così sarete automaticamente avvisati da YouTube all'uscita di un nuovo video. Abbiamo anche i nostri social, passate a trovarci anche lì, Instagram, Twitter e TikTok, dove ci trovate sempre come 80 Voglia di Arcade e dove trovate una rubrichetta che si chiama Un gioco in 45 secondi. Noi vi aspettiamo, che a noi ci fa sempre piacere. Dopodiché noi ci vediamo giovedì prossimo con un gioco per Amiga, computer, NES, Mega Drive, non lo so, vediamo, sceglieremo dopo. Vi aspettiamo qui comunque. Ciao a tutti!